È un evento enogastronomico che si percorre su 8 km del territorio di Gordola e Riazzino, un percorso enogastronomico sì, ma anche culturale, questo legato alla collaborazione con Federviti, il quale tutte le persone che scriveranno potranno sì gustare i prodotti locali di tutta la nostra regione, quindi vino, birra e salumeria e quant'altro, ma poi potranno anche vedere e tastare proprio camminando sul territorio, vedere la difficoltà che i nostri viticoltori hanno sul proprio territorio. Ed è per questo motivo che abbiamo legato questo percorso col percorso anche Vitea che è stato inaugurato qualche anno fa. Sarà un appuntamento fisso, abbiamo deciso di farlo lunedì Pasqua, una data per alcuni magari un po' pericolosa, noi siamo convinti che la gente lo prenderà e lo marcherà in agenda per i futuri anni e l'idea è veramente di tenerlo sempre lunedì Pasqua, perché la gente la domenica mangia e lunedì magari per smaltire le abbuffate verrà a fare questo percorso.